in questo numero di Qui Europa Magazine. La Commissione lancia la riforma del patto di stabilità. Corte dei Conti, sulla spesa per la difesa manca strategia. Via libera al nuovo regolamento DOP e IGP. La Commissione europea ha presentato la riforma del patto di stabilità e crescita. In base alla proposta di Bruxelles, che dovrà passare l'esame di Consiglio ed Europarlamento, gli Stati membri presenteranno piani strutturali di bilancio nazionali a medio termine, con le misure per affrontare gli squilibri macroeconomici e le riforme e gli investimenti prioritari per un periodo di almeno 4 anni. Per ciascuno Stato membro, con un disavanzo pubblico superiore al 3% del PIL o un debito pubblico superiore al 60% del PIL, la Commissione pubblicherà una traiettoria tecnica specifica per garantire che il debito sia posto su un percorso di discesa o di mantenimento su livelli prudenti. Inoltre saranno applicati meccanismi di salvaguardia comuni per garantire la sostenibilità del debito. Tra gli eurodeputati italiani, pareri diversi sul testo della Commissione. È una proposta molto interessante perché mi piace molto questo approccio che non è uguale per tutti i paesi, quindi i criteri di rientro del debito non saranno più uguali per tutti i paesi, ci sarà un negoziato caso per caso, quindi il tema della flessibilità e della considerazione dello Stato membro viene al centro del negoziato. Io dobbiamo stare però attenti alla Germania, come sempre, perché la Germania ha detto paesi fortemente indebitati come l'Italia e come la Grecia devono tentare di ridurre anche dell'1% il debito pubblico. Vediamo, calma, perché noi è vero che siamo fortemente indebitati, ma il nostro indebitamento è stato fatto per proprio sopperire a tutte quelle che sono anche delle esigenze e delle istanze sociali. Rimane sempre un'attenzione, diciamo, rigorosa al debito pubblico, che ricordiamolo, lo hanno detto anche in passato il Fondo Monetario Internazionale, la BCE, non è stato la causa della crisi dell'Eurozona nel 2010 quanto la conseguenza. Con una dotazione di 90 milioni di euro, l'azione preparatoria dell'Unione Europea sulla ricerca in materia di difesa è riuscita solo in parte a spianare la strada al Fondo Europeo per la Difesa da 8 miliardi di euro. Lo sostiene una relazione della Corte dei Conti europea. I progetti finanziati hanno risentito del calendario serrato e non hanno prodotto risultati in tempo per il varo del Fondo Europeo per la Difesa. La Commissione europea e l'Agenzia europea per la difesa hanno tratto insegnamenti utili per la gestione dei progetti cooperativi di ricerca nel settore, ma l'Unione non ha ancora una strategia a lungo termine. La Commissione aveva varato l'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa nel 2017 come programma triennale per contribuire a una maggiore competitività e innovazione nell'industria europea del settore. È la prima volta che il bilancio dell'Unione è stato usato per sostenere la ricerca e lo sviluppo in questo comparto, ma i progetti hanno registrato lenti progressi e subito ritardi, per cui hanno finito per sovrapporsi al Fondo Europeo per la Difesa. La Commissione Agricoltura dell'Europarlamento ha approvato all'unanimità un testo che introduce l'obbligo di indicare sull'etichetta di qualsiasi prodotto DOP e IGP il nome del produttore e in particolare per i prodotti IGP l'origine della materia prima principale. Nel testo adottato, come hanno riferito i promotori del nuovo regolamento, è stato possibile eliminare quelle falle del sistema che consentono di sfruttare indebitamente la reputazione delle indicazioni geografiche, come nel caso dell'aceto balsamico sloveno e cipriota o del Prosek made in Croazia. In particolare è stato chiarito come menzioni tradizionali come Prosek non possano essere registrate in quanto identiche o evocative di nomi di DOP o IGP. I prodotti beneficeranno di protezione anche online. Nel caso in cui vengano utilizzati come ingredienti, sarà invece necessaria un'autorizzazione scritta da parte dei rispettivi consorzi di tutela. Inoltre viene proposto di semplificare le norme per la registrazione e la modifica dei disciplinari di produzione. Con questo regolamento sarà possibile creare un testo unico europeo sulle produzioni di qualità che rafforzerà la protezione, la promozione e la sostenibilità delle indicazioni geografiche italiane.